giovedì 1 dicembre. Io mi sono svegliata da poco, ma è tardissimo. Sono le 10, precise, è tardi. Mi sarei dovuta svegliare molto molto prima perché stamattina devo fare alcune cose. Però, insomma, ora vediamo un po' come organizzarmi. Intanto la mia mamma si è alzata prima di me, oggi lei, vabbè, è già uscita di casa da parecchio, mi ha preparato la colazione. Questo è il plum cake Dukan. Mi ha preparato anche il caffè, la mia mamma me l'ha anche coperto, caffè. E qua invece ci sono cose che non dovrei assolutamente toccare, ma lei me le ha messe qua. Perché ieri Alessandro è andato a Messina dai fratelli Lavalle, che è un laboratorio di dolci, e ha portato i viennesi. Ne è rimasto solo uno, ma ne aveva portati ben 6. Allucinante. Sto uscendo, sto andando a sbrigare alcune cose. C'è proprio freddo assai. A dire il vero è da qualche giorno che fa freddo, che è iniziato il freddo, perché prima ci sono state giornate più calde e ora invece diciamo che la temperatura qui in Sicilia, almeno Sicilia o comunque nelle mie zone a Milazzo, è cambiata tutta in una volta. Cioè, si sono abbassate così tanto che veramente siamo passati dalle maniche corte ai maglioni montati. E ma io come passo? Ci passo? Non ci passo. Okay. C'era un gran camion messo a mezzo alle scatole, convinto che le macchine potessero passare. Adesso dobbiamo andare a sbrigare la cosa più noiosa della giornata. La facciamo per prima, così ce la leviamo di torno. Devo andare al comune a ritirare un documento che mi hanno lasciato lì. Vediamo ora un attimino. Spero di non perdere tanto tempo. Che ogni volta il comune è sempre la stessa storia. Sconvolta, con i capelli sconvolti. Sono entrata ora in macchina, come avete potuto vedere sono stata al mercato, perché oggi giovedì qui a Milazzo c'è il mercato. Ho trovato finalmente dei maglioncini che cercavo da un po', però mi sono ammazzata veramente perché c'è un freddo cane. Non so se riuscite a vedere il forte vento che c'è. Guardate gli alberi come si muovono. In realtà ce n'è molto di più, non si vede tanto, e se riuscite a vedere il mare lì è molto 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 agitato. Comunque c'è parecchio brutto tempo.
Ora non mi resta che tornare a casa perché si è fatto veramente tardi, è quasi ora di pranzo e poi pomeriggio devo fare compagnia a mia cugina che deve fare degli scatti fotografici per pubblicizzare una gioielleria qui di Milazzo. Quindi le farò compagnia, vediamo se riuscirò a filmare qualcosina, vi porto sempre con me. Sono tornata ora a casa e vi faccio vedere le cosine che ho preso al mercato perché veramente ve le devo far vedere, sono troppo troppo belle, cioè sono delle cosine così, niente di che, però mi piacciono tanto, era pure da tanto che li cercavo perché le mie care e amate cugine tempo fa mi hanno detto: sai Enza, abbiamo trovato dei maglioncini molto graziosi a fantasia natalizia al mercato, solo 3 euro, dice prendili, dice così durante le feste quando ci riuniamo per le serate e tutto quanto, dice abbiamo tutti i maglioncini a tema natalizio. Questo è il primo, e con questo pasticcino con il pungitopo, l'agrifoglio, non so quello che sia, di sopra, che è molto carino, veramente un amore, però mi sa che è troppo grande sia per me che per Alessandro, perché l'ho preso anche per Alessandro, in realtà ne ho presi 3, ora ve li faccio vedere. Questo qua ora vediamo, me lo provo, vediamo come mi sta. Allora, diciamo che cioè è grande, sì, ok, pensavo fosse più grande, sì, ci può stare, dai, è molto comodo, è una M, abbastanza grande, però si può fare. Poi ho preso questo, cioè questo veramente è qualcosa di meraviglioso, questo è troppo bello, cioè io lo metterei anche per uscire, questo è una favola. Questo mi è costato un po' più di tutti, quello di prima è venuto 3 euro, questo 6. Ora me lo provo e vediamo come mi sta. Molto, cioè molto bello, bello bello veramente. Io non ho capito di questo se mi sta piccolo o è a 3/4 di maniche. Peccato, cioè perché era veramente bello. Mannaggia. Cioè, veramente non riesco a capire se è a 3/4 o corto di maniche. Però è bello. Questo cioè, è proprio proprio bello. No, è bellissimo, è bellissimo. Però non mi piace per uscire così, con le maniche corte, che non penso che sia a 3/4 la manica d'inverno. Non lo so, ci penso, magari ecco con questa maglia nera di sotto no. Forse con una bianca sì, vediamo. Ci devo pensare, altrimenti questo lo do a mia sorella, vediamo. Però era troppo bello, lo volevo, io non glielo voglio dare a mia sorella, uffa. Infine ho preso questo con, diciamolo che ha disegnato la giacca di Babbo Natale, anche questo è molto carino e questo l'ho preso anche 3 euro, vediamo come mi sta. Ma questo è pure graziosissimo, no, questo è pure bello. Oddio, quale mi tengo? Io volevo quello là con le renne. Quello col pasticcino però è più, come posso dire, più imbottito, più felpato dentro. Questo qua no. È anche carino, non lo so, vediamo quale mi tengo. Non lo so, sono indecisa, ci penso. Intanto devo andare a mangiare, si è fatto veramente molto tardi e mi devo sbrigare che oggi devo uscire proprio presto, nel primo pomeriggio, quindi sarà meglio che mi do una mossa. Ancora devo mangiare, mi devo truccare perché non posso andare ad accompagnare mia cugina con questa faccia da cadavere, quindi sbrighiamoci. Vabbè dai, questo è l'ultimo pezzo, ve lo faccio vedere e via. Questo vestitino l'ho preso 6 euro, è bellissimo perché mi piace il tessuto, tipo questa lanina qui e poi ha questa fantasia giù.
Dai, mi sta anche bene, non è male. Certo, sono un po' ingrassata. Ho anche il jeans di sotto, magari poi ovviamente con un collant o se proprio fa freddo, freddo, freddo con un leggings. Però mi piace, non è male. Avevo paura che mi stesse male, questo, sono sincera. E invece porto un po' di gonfiore, ma mi sta bene. Ok, mi muovo, basta. Sto uscendo di nuovo. Stavolta mi sono... E ora andiamo. Adesso a casa è tardi, sono le 19:30 circa, dopo un lungo pomeriggio. Voi avete visto solo un piccolo frame di video delle foto che ha fatto mia cugina, però vi devo dire, cioè, vi posso dire che abbiamo perso veramente alcune ore, ma ci siamo divertite, io mi sono pure molto rilassata. È stato bello perché mi sono rilassata, ecco, ci voleva prendersi un po' di tempo così, quindi il tempo è passato senza accorgercene. Poi niente, ci siamo fatti un giro, con la scusa sono andata anche a trovare mia nonna, abbiamo fatto due chiacchiere insieme. Suonano, questa sarà mia mamma che l'ho lasciata fuori sicuramente. Vado ad aprirla. Ok, l'ho aperto. E niente, ora mi spoglio, si prepara la scena, o meglio, spero che prepari mia mamma, perché sono un po' stanca. E niente, quindi è passata una giornata. Ora niente, non ho voglia di spogliarmi perché c'è freddo, sono ancora col giubbotto che me lo devo levare. Ma sì, dai, ora tu... Ah, ora inizieranno i da fare perché mi devo mettere subito alle riprese almeno di questo video, di questo vlog di oggi. Quindi comincio a passare i primi file sul computer e mi metto a montare. Così domani alle 14, cioè domani, oggi, vedrete questo video. Finito di mangiare e mi ha raggiunta qua a casa anche Alessandro, che è lì. Ora li devo far vedere i maglioncini che ho preso al mercato perché lui ancora non li ha visti. Quindi, caro amore mio, guarda i maglioncini che ho preso. Con te sto parlando? Sì, no, perché mi guarda come per dire, ma a me, sì, amore mio, qua chi c'è? Ah, guarda questo che bellino. Loro già li hanno visti. Sono comodi, sono larghi, però. Allora, ho questo che È proprio io. per Babbo Natale. Cioè, questo io la. Ah? È proprio per Babbo Eh Natale. sì, questo è molto carino. Questo qua io l'avevo preso per me. Cioè, questo è bellissimo, guarda, è troppo bello. Guardalo, amore, è troppo bello. In effetti questo sì che è bello. Questo è troppo bello, infatti è costato di più di tutti. E c'è un problema. No, Ti sta stretto? le maniche a tre quarti. Cioè, non, lo... non ho capito se ci sono le maniche corte o le maniche a tre quarti. Secondo me questa è più lunga e quella è più corta. No, sono uguali. Questa Sono uguale. sì, sono uguali. Solamente che non ho capito se il maglione è con le maniche a tre quarti oppure sta piccolo a me. Io credo che sia un maglione che ti stia piccolo. Glielo devo fare provare a mia sorella. O piace questo a te? Tu quale vuoi? Questo è corto. Io? Perché me lo dovrei mettere io uno? Ma per giocare a Natale in casa, in casa! Dai! Ma dai, per stare in casa, per giocare a carte, mica te lo devi mettere per uscire e poi andare in casa, te lo metti quando già sei in casa. Solo se mi dai questo. No, questo mi piace a me. Questo è Non lo troppo bello, vuoi? io me lo vorrei mettere. Come non lo Sto vuoi? scherzando, non me ne metto. Ma sei Secondo serio? voi io dovrei mettere un maglione così? No, così no, questo è mio, quello di Babbo Natale o quello con il pasticcino? Così?
Ma dai, questo è simpatico per giocare a carte quando siamo tutti insieme, durante le feste, in casa, ma in famiglia. No, questo è mio. Non sono M&M's. Sono tipo palline di zucchero colorate. Non le toccare che si rovina. Palline di zucchero colorate, più o meno sono le M&M's. Va bene. Quale vuoi? Se devo proprio scegliere, ma non me lo metto, questo. Ah, ok, te lo metterai. No, te lo metterai. Ora voi mi dovete dire a chi sta meglio questo maglioncino. Se a me che me l'avete visto indossare oggi o a lui. No, guardate, ma gli sta un amore, veramente. Ma perché c'ho la mancia e faccio... No, 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 ti sta bene. Ti sta bene, dai. Ci vuole il cappellino. Il cappellino? Cioè, lo vediamo completo con il cappellino. Ecco, ora sei perfetto, amore. Sei perfetto. Sembra quei babbo la radio, ne so. Elfo... Le batterie e cammino. Dai, ti manca solo la barba ora. Mi prendi un po' di godone. No, dai, basta. Dai. Va bene, allora, ora fate una cosa. Consigliateci e soprattutto consigliatelo. Scriveteci qua sotto con un commento se questo maglioncino gli sta bene o sta meglio a me. Perché sinceramente quello col pasticcino a lui non glielo vedo proprio. Glielo facciamo provare, vabbè, dai, vediamogli anche il maglioncino. Ma no, 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 guarda, mi accontento di questo, però... Solo provare. Avevo detto che non me ne mettevo proprio. Ora non lo sto mettendo uno. Basta. Ma davanti a loro, te lo metterai per le feste in casa? Questo sì. Ah, questo sì? Mi sono convinto, autoconvinto perché mi sono visto allo specchio. Ah, hai visto? Magari dico autoconvinci guardando pure l'altro. Personalmente, guarda, gira. Gira. Niente. Comunque, per rendermi ridicolo, eccomi qua. Ma non sei ridicolo. Sì, no? Non sei ridicolo. Mi è caduta la freccia. No, dai. Non è vero, è troppo bello il mio amore. Basta. Dice già da. Non siamo bellissimi tutti e due con i maglioncini pasticciosi. Non siamo bellissimi. Bellissimi, stupendi. E adesso ci rimettiamo in sesto. Sì, basta fare i gradini, l'abbiamo fatto anche troppo. Abbastanza. Adesso è arrivata l'ora di dormire, Alessandro se n'è andato da un po' e niente, ora mi riposo. Ho fatto provare quel maglione a mia sorella e comunque gli viene corto di maniche anche a lei, nonostante sia veramente magra, quindi deduco che sia un difetto del maglione, non perché mi sta piccolo. Quindi non so, vediamo, mi piace come maglione, però vediamo se il prossimo giovedì me lo cambiano, così almeno posso prendere qualcos'altro, perché è bello, però tenerlo così secondo me è sprecato. Non lo so, voi che mi consigliate? Fatemi sapere giù con un commento così, ma se i vostri consigli decido anche. Va bene, vi mando il bacio della buonanotte. Ciao, a domani.